CGIL, CISL e UIL insieme per dire no alla norma inserita nel nuovo DDL Appalti. Questa mattina le organizzazioni sindacali della provincia di Modena hanno consegnato una lettera al prefetto Alessandra Camporota per chiedere il ripristino obbligatorio della clausola sociale nei bandi di gara, che garantisce ai lavoratori continuità occupazionale e salariale in caso di cambio appalto. In sostanza, il disegno di legge approvato in prima lettura in Senato lo scorso 9 marzo prevede solo la facoltà e non l'obbligo di inserire clausole sociali. Quando praticamente c'è un cambio d'appalto, oggi, fino ad oggi era prevista l'obbligatorietà di questa clausola sociale, il che voleva dire che praticamente si garantiva una continuità ai lavoratori anche nel cambiamento, diciamo, dell'appalto, quindi del datore di lavoro. Questa obbligatorietà oggi diventa una facoltà con la nuovo disegno di legge, e quindi naturalmente mette a rischio quella che è l'occupazione sul territorio. In particolare, noi ci occupiamo di territorio. Tutto questo vuole passare per una semplificazione. Noi non siamo contro la semplificazione, ma semplificazione non vuol dire deregolamentazione. Quindi abbiamo necessità che questa clausola venga mantenuta come obbligatorio, anche in armonia con l'articolo 50 del codice dei contratti. L'applicazione di questa modifica, secondo le sigle sindacali, se confermata avrà ricadute pesantissime per migliaia di lavoratori e lavoratrici che operano negli appalti dei servizi nel nostro territorio. Ricordiamoci che parliamo di appalti pubblici e parliamo di servizi pubblici che tengono in piedi la nostra società, e sono migliaia di lavoratori a Modena. La prefetta ha dimostrato un grande interesse, grande disponibilità, ci ha ascoltato e ha preso l'impegno poi di fare i passaggi rispetto alle articolazioni ministeriali e governative. Se non si riesce a modificare, per quello che ci riguarda, non è che staremo fermi, metteremo in campo tutte le iniziative che riteneremo opportuno, perché queste cose sicuramente penalizzano in un modo consistente i lavoratori dipendenti e mettono in grossa difficoltà.